buonasera a tutti. Io devo dire che quando mi ritrovo, allora io qui rappresento prima di tutto l'istruzione professionale, diciamo, la scuola, e quando io mi ritrovo in riunione con dirigenti che rappresentano l'istruzione professionale, sono sempre un po' in difficoltà. Perché? Perché l'Istituto Alberghiero ha un legame fortissimo con quello che è il mondo del lavoro, molto di più probabilmente di altri istituti professionali. I nostri ragazzi vengono immediatamente accolti nelle aziende, soprattutto a livello, diciamo, già dal terzo anno di alternanza scuola-lavoro. Non abbiamo nessun problema ad inserire i giovani, i nostri ragazzi, nelle aziende piccole, medie, grandi, nelle industrie come nei ristoranti. Svolgono attività subito e addirittura, si parlava prima di apprendistato, avremo giovedì una riunione a Bologna in cui ci verranno date le indicazioni per iniziare una fase sperimentale di apprendistato, quindi di collegamento con il mondo del lavoro già a partire da 15 anni, un aggancio quindi forte tra la scuola, tra quella che è l'istruzione e l'impresa. Questo perché l'istruzione professionale, l'istruzione alberghiera, diciamo a partire dal 2010 è fortemente cambiata. Dico, ho già detto in altre occasioni, che una delle discipline a cui noi dobbiamo fare riferimento, che è entrata nel curriculum dei ragazzi, è la disciplina del lavoro, cioè il valore educativo del lavoro, e un lavoro che deve essere legato in sinergia con tutte quelle che sono le discipline che comunemente si insegnano nelle scuole, quelle delle aree di indirizzo soprattutto e quelle dell'area comunale. Quindi i nostri ragazzi trovano già dal primo anno nelle aree di indirizzo un aspetto professionalizzante, l'autonomia, vengono attivati questi contatti con esperti del mondo del lavoro che entrano in istituto e in compresenza con i nostri insegnanti tecnico-pratici riescono a costruire quello che è proprio il contatto con la pratica, con l'esperienza, con una manualità che non va persa, che va continuamente ripresa, che va insegnata ai nostri ragazzi. Questo cammino, questo percorso, diciamo, che noi facciamo con il mondo del lavoro e che, come dicevo, inizia già prestissimo, quindi ha questi nomi: apprendistato, tirocinio, alternanza scuola-lavoro, e si va spostando continuamente da un'ottica, diciamo, legata al territorio, quindi come la nostra realtà, ad esempio l'Istituto Alberghiero è vocato al territorio, a contatti con tutte quelle che sono le realtà, la realtà agroalimentare, ai poli e alle reti emiliane, ma si va poi progressivamente spostando, dicevo, anche verso il campo europeo. Quindi noi portiamo fuori quella che è la nostra cultura, quelli che sono stati chiamati centri di cultura gastronomica, portiamo fuori il nostro modo di fare cucina e cerchiamo agganci con quelle che sono le realtà europee ed extraeuropee. Quindi cerchiamo quelli che sono i contatti con il modo di fare cucina delle altre nazioni per avere un riconoscimento a livello di certificazioni e a livelli di credito. La grossa sfida della scuola e dell'istruzione alberghiera soprattutto è portare fuori presto gli altri ragazzi, quindi i ragazzi che negli altri paesi europei stanno facendo questi percorsi con fasce di età più o meno simile, il modo di fare cucina italiana, non solo, ma quelle che sono le tradizioni, e riconoscerle, farle riconoscere a quelli che sono i percorsi stranieri, e viceversa portare a casa un riconoscimento in modo che ci sia questo scambio europeo e si possa creare un comune percorso, dei comuni percorsi che noi chiamiamo riconoscimenti, percorsi di qualifica con dei crediti spendibili a tutti i livelli, in tutti i settori dell'industria alimentare.
Diciamo che c'è, e in questo volevo ricollegarmi un attimo, un forte aggancio anche con il settore del turismo di cui abbiamo parlato prima. Cioè, il rapporto è con l'agroalimentare, quindi enogastronomia, agroalimentare, ma c'è un forte aggancio anche con il turismo. L'Istituto Alberghiero ha compiuto un percorso notevole dal 2000, cioè da un momento in cui pareva che scomparisse l'istruzione professionale e fosse tutto liceizzato, ha compiuto un grosso percorso, si è passati al riconoscimento dell'istruzione professionale con una propria dignità e con un proprio percorso poi agganciato alla formazione universitaria, e si è arrivati ad un riconoscimento anche di un rapporto tra l'industria alberghiera e il settore del turismo. I nostri istituti sono diventati istituti di istruzione superiore, con un aggancio a quella che è il mio ruolo, in questo senso un protocollo d'intesa con l'industria degli alberghieri, quindi con gli albergatori e con il fare turismo. Questo a cosa ha portato nel nostro istituto? Ad esempio ha portato all'inserimento al terzo anno della lingua russa, e quindi un nuovo rapporto che noi creiamo con un nuovo mercato che in questo momento è fortemente potenziato a vari livelli. Vedremo quale tipo di aggancio avrà, perché lo sperimenteremo a partire dal 2013, anche nel settore dell'enogastronomia. Volevo aggiungere una cosa: il percorso dell'istruzione alberghiera è un percorso, tra l'altro, che va verso l'educazione permanente. Perché? Perché noi qualifichiamo e riqualifichiamo continuamente. Cosa vuol dire questo? Che attraverso i corsi serali che si stanno continuamente modificando, perché formeremo questi centri CPA per la formazione degli adulti, noi diamo la possibilità a chi è già entrato in azienda, chi ha già trovato occupazione e magari non aveva completato il proprio percorso di studi, di ritornare a scuola e di riqualificarsi attraverso i percorsi per gli adulti e per quanti vogliono comunque anche a livello amatoriale entrare in questo circolo, in questo cerchio che è sicuramente un cerchio sicuramente virtuoso. Il percorso ovviamente è un percorso in fieri, perché continuiamo ad avere questi diciamo agganci col MIUR per le specializzazioni. Vedremo il 2013-2014, sicuramente porteranno delle novità tanto per l'apprendistato quanto per l'alternanza scuola-lavoro. Grazie professoressa. La professoressa ha anche strutturato una collaborazione con la patria dei Beatles, Liverpool. Quindi i ragazzi si muovono, si sta creando questo sistema di internazionalizzazione, e chi meglio del presidente di Arma, Enzo Malanca, ci può parlare di come Parma e il sistema italiano possano offrire una visione internazionale. Vuol dire, io credo che come parmigiani possiate essere orgogliosi di questa scuola bellissima e importante, che sta veramente crescendo esponenzialmente nell'immagine, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi rappresenta un modello di come vendere il made in Italy, ma anche della cultura, della conoscenza, perché la gastronomia ha bisogno di una narrazione, ha bisogno di un racconto, e quindi se non c'è una crescita in questo senso, anche il prodotto rischia di decadere, di essere oggetto di contraffazioni che magari gli utenti, i clienti non riescono a comprendere. Quindi il ruolo di quella che è l'università delle università, il centro per eccellenza della gastronomia italiana, credo che sia molto importante da approfondire. Quindi lascerei la parola al Presidente.